non ho mai sentito un po' prima. È tripartita, ci sono queste volte a botte molto belle. Questa è un'esedra esagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Erano 6 comunque i lati, diciamo. E dovete immaginare che qua ci sono delle colonne ed era tutta una fusione verso il giardino, un mega, non so, il termine giusto non mi viene, tecnico non mi viene. Comunque dovete immaginare del vetro qua e una saletta della villa all'interno del parco. E come abbiamo detto prima era grandissimo, si parla di 25.000 metri quadri, quindi una cosa... una veranda del tempo, diciamo. E l'ala che c'è di là non c'è più, lo potete vedere. Noi vi avevamo parlato di pianta a U. La U oggi non c'è perché poi si è allargato, hanno negli anni allungato la cosa. Lì è crollata all'inizio del Novecento, non c'è più. La cosa interessante è quel sasso, quel masso lì. Sì, ce l'hanno detto. Ve l'hanno detto, me l'hanno già detto. Il viale lo vedete nel parco, la differenza tra il parco, io vi percorro quello insomma che vi viene in mente, differenza parco inglese, parco cimentale, equivalente al parco inglese a Milano, il più famoso, il parco Sempione, ecco, mentre il parco italiano più importante è l'equivalente di Versailles. I piani, come abbiamo detto prima, sono due, lì si dominava, è molto bello, avete visto, poteva vedere, diciamo, da le sante centrali tutto il giardino che c'era intorno, che era sicuramente una cosa grande e bella. Ovviamente tutto quello che c'è qua...